Attenzione, questo video contiene spoiler pesanti. Ehi, ehi, credevate che mi stessi trasformando in un canale tumore che pubblica video sulle tendenze dando vita all'unica speranza che si ha su YouTube di accrescere la propria fanbase? Beh, avevate ragione. Ma oggi andiamo a parlare di un gioco non perché vada di tendenza, ma perché mi ha seriamente scosso e vorrei condividere la mia esperienza. Il video è carico di spoiler, quindi andate a giocarlo che è gratis, Spilorci. Nel 2015 abbiamo assistito al miracolo di Undertale, votato 92 su 100 da Metacritic e un sorprendente 10 su 10 su Steam. Solo per citarne un paio. Il gioco è stato un successo sbalorditivo, senza precedente nell'industria, destinato a rivoluzionare l'industria dei videogiochi indie. E così è stato. Con l'ammontare del successo di Undertale, altri titoli quali Cuphead, Doki Doki Literature Club e Baldi's Basics hanno preso lo slancio nell'industria del videogioco indie. Hanno avuto tutti un moderato successo di un paio di settimane di tendenza, ma Undertale, nel bene e nel male, è rimasto sulla bocca di tutti per molto tempo. Potrei fare un video a parte sul motivo per cui Undertale ha alzato un polverone così alto e persistente, e dovrei comunque dividere il video in altri 6 parti per farlo. Ciò che ci interessa per ora è il fatto che Undertale ha fatto successo e che la gente, quando pochi giorni fa è stato rilasciato quello che consideravamo il sequel da Toby Fox in persona, ha risvegliato un polverone morente in un'onda di emozioni, ma anche di dubbi. Oggi, signore e signori, parliamo di Deltarune. Il primo capitolo di Deltarune è stato rilasciato pochi giorni fa ed è tuttora disponibile su www.deltarune.com gratuitamente. Avevo intenzione di pubblicarne un gameplay sul canale, ma per finire il primo capitolo, nota senza mai morire o ricaricare salvataggi, mi ci sono volute 3 ore e 53 minuti. In quasi queste 4 ore però mi sono fatto un'idea, ma anche dei dubbi. Il gioco in sé inizia con un tono molto allegro, ritirandoci contro delle tenere memorie di Undertale, ma non prima di ingannarci nel credere che le nostre scelte abbiano conseguenze, un po' stile Flowey nel vecchio gioco. Andiamo a scuola, ritroviamo molti dei personaggi del vecchio titolo, e anche molti nuovi di zecca, come Susie. Evidente da subito è che Toby ha posto in ogni singolo personaggio un'attenzione magistrale, tipica dei suoi titoli. I personaggi non emanano un'aura di personaggi non giocanti che ti sbraitano contro frasi tutorialesche o consigli per progredire. Non hanno una personalità buttata lì solo per farli apparire più umani. Hanno delle opinioni nei confronti del protagonista e del mondo che li circonda. È un aspetto da non sottovalutare che rende l'idea che i personaggi abbiano una backstory, uno stile di vita di un determinato tipo, degli hobby, senza mai nominarli in modo esplicito. La prossima pietra miliare si trova quando entriamo nel mondo oscuro insieme a Susie. Undertale è odiato e amato per molte caratteristiche, ma su una cosa siamo quasi tutti d'accordo: la musica. Cristo Dio, la musica di Undertale è un vero e proprio capolavoro, dalla prima all'ultima nota di ogni singola soundtrack. Su Deltarune i sublimi spartiti di Toby Fox tornano a risplendere, con soundtrack fresche fresche per fare breccia nella nostra anima. Devo ammettere che, personalmente, la musica per adesso non mi sembra ai livelli di Undertale, ma molte tracce prendono spunto dai temi del gioco precedente, riadottando la politica sulla nostalgia di cui vi parlavo nel video delle canzoni, che se non avete ancora visto trovate in descrizione. Altro punto a favore è sicuramente il character development. Lo sviluppo dei personaggi di Deltarune è degno di nota. Cambi d'animo, colpi di scena e svolte inaspettate sono questi gli elementi che definiscono al meglio i personaggi di Deltarune. Devo dire però che a confronto con Undertale lo sviluppo dei personaggi sembra quasi forzato e innaturale nella prima metà del gioco, e in alcune scene è addirittura assente. Ma qui il gioco si salva con il timbro Toby Fox. Proprio come in Undertale, anzi, forse anche meglio, ogni qualvolta il gioco inizia a farsi ripetitivo, ci vengono lanciati contro colpi di scena posti in modo tattico per rendere la guardia del giocatore sempre alta. Devo ammettere che con questo andazzo così meta di Deltarune potrebbe essere il suo stesso cavallo di battaglia, e io personalmente non ho passato un attimo senza divertirmi. Qual è il vero gioiello di Deltarune, mi chiedi? Non ho dubbi. È Ruxus Card, porca puttana! Guarda quel bastardo sexy! Ma oltre a lui, il finale. Se avete ignorato lo spoiler alert all'inizio, questo è il vostro ultimo avvertimento. Fatto? Bene. Bene. Guarda,
Ve la metto lì lì in poche parole. Arrivi al castello, il figlio del re ti fa rinchiudere, ti liberi, il figlio del re non voleva rinchiuderti, ora volete parlare col re, tutti vi odiano, anzi no, non così tanto, salite piani, Luxus Card vi odia, anzi no, non così tanto, vi vende persino la roba e invece vi odia. Stavo scherzando. Ok, seconda wave. Arrivate dal re, il re minaccia di uccidere il figlio, ora volete uccidere il re, il figlio del re vuole bene a suo padre, il re vi odia, anzi no, non così tanto, ora volete parlare col re, il re vi odia di nuovo, il re prova ad uccidervi e ci riesce, in realtà no, ricordate quando ho detto che la gente non vi odia più? Stavolta era sincera, il figlio del re invece no, e rinchiude il padre. E il mago? Il tipo oscuro che vi siete portati appresso tutto questo tempo? Il personaggio che effettivamente non può essere disprezzato in nessun modo che sia puramente sincero? Ehi, potresti smetterla di parlare nel tuo cappello per un attimo? Possiamo a malapena sentirti. Oh, mi dispiace. Ah, lo sapevo! Ah! Ah, fa male! Fa malissimo! Fa malissimo! Tornate nel mondo normale, cercate di smaltire ciò che avete appena visto con un misto tra tristezza e felicità. Arrivate a casa a terminare il capitolo pensando mi pare strano che sia filato tutto così liscio. È giustificabile un po' di paura? Oh, wow, 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 wow! Cosa sto guardando? Wow. Deltarune. Ah. Oddio, questa parte prenderà tipo il 30% del video e mi dispiace. I titoli di coda iniziano accompagnati da una melodia vocale. Sono effettivamente senza parole. Questo tipo d'approccio è già stato adottato ultimamente da un altro tra i miei giochi indie preferiti, Doki Doki Literature Club. Every day I imagine a future where I can be with you. Durante i titoli di coda, spoiler, sentiamo la voce di Monica che ci chiama e ci canta una canzone scritta da lei. Quando finii il gioco per la prima volta, ho pianto per 6 giorni di fila. Troppe emozioni, troppi dubbi e troppe memorie. I titoli di coda di Deltarune sono carini, non c'è che dire. Tuttavia sento che mi avrebbero trasmesso molto di più se avessero specificato quale personaggio stesse cantando. Ricordiamoci che in Undertale, come in Doki Doki, i personaggi non hanno una voce definita, tanto che Monica da Doki Doki ha dovuto farci intuire la sua identità, perché non l'avevamo mai sentita parlare in tutto il gioco. E secondo me la canzone finale è uno dei momenti più memorabili di Doki Doki, tanto da farmi venire ancora i brividi ogni volta che la sento, facendo guadagnare al gioco uno spot nella mia top 3 videogiochi indie. Ora, non voglio mettere chissà quanto peso su un'idea così carina e innocente, ma sono rimasto un po' deluso nel sentire le parole di una persona che avrebbe avuto tantissimo impatto bonus se solo fosse stata un personaggio chiave della storia, e spero che in futuro questa cosa cambi. Già, spero che in futuro, perché ricordiamoci che quello di Deltarune, credeteci o no, è solo il primo capitolo. Quindi sediamoci in silenzio e aspettiamo che Toby rilasci un nuovo capitolo per farci sorprendere ed emozionare da capo. Ah, e Toby, un'ultima cosa. Mi hai rotto mentalmente per la seconda volta. Grazie e buona fortuna per la prossima. Oh, shop. Oh. Benvenuti al mio shop, vermi ingrati. Ehi là ragazzi, sono Sam, grazie mille per aver visto questo video, ma soprattutto grazie mille, mi pare il caso di dirlo, per i 1000 iscritti. È veramente un ottimo traguardo per me, soprattutto per me, perché non pubblico quasi mai video, mi dispiace davvero tanto. Questo video sono adesso è adesso 1:25, ho appena finito di montare il video, ci ho messo circa 5-6 ore.
farlo. Quindi prendetelo un po' come uno speciale 1.000 iscritti. Comunque è il motivo per cui non pubblico così tanto, è che ci vuole veramente mezza giornata tra registrare e montare video. Oggi non avevo nulla da fare, quindi ho colto l'opportunità al volo, visto che so che vi piacciono tanto questi titoli, stile Undertale, Deltarune. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate del video, magari mettete anche un mi piace e iscrivetevi, ma soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate di Deltarune. Ragazzi, io mi sono divertito un casino col primo capitolo, spero che sia stato lo stesso per voi. Comunque, questo video è finito, io sono Sam, un abbraccio a tutti quanti e ci becchiamo nel prossimo video.